niente, volevo fare le foto. Vieni, Aurora. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ti prometto di donarti il mio amore e ti chiedo di donarmi e promettermi il tuo, perché possiamo presto celebrare e vivere il sacramento del matrimonio nel nome del Signore. Perché San Valentino aiutò due giovani di Terni all'inizio, un militare romano pagano e una giovane ternana, a sposarsi superando tutte le difficoltà. Ed ecco perché è diventato il protettore, viene detto, degli innamorati, dei fidanzati in particolare. E questa tradizione è stata ormai diffusa in tutte le parti del mondo. Si celebra la festa della promessa, ossia i fidanzati che nel corso dell'anno celebreranno il matrimonio vengono da San Valentino a chiedere la benedizione su questo loro amore perché duri per sempre. I don't think people actually understand that Valentino was even a saint. So I think all they know is the chocolates and the flowers and the hearts. So I like that it's not so commercialized here. La celebrazione del santo, ma anche valorizzare una città tramite anche altre offerte, magari anche culinarie. E perché no con la cioccolata? Il commercio ha la sua parte, no? E poi è bello vedere tutte queste stand piene di cioccolate, così artistiche anche. No, no, io penso che sia una bella cosa. Ma tutto è mangiabile quella lì. Anche quella, le figurine, è mangiabile. Secondo me dovrebbe essere sia una cosa che si sta insieme, sì, ma anche una cosa spirituale dovrebbe essere un po', tutte e due. Un'idea per far spendere più soldi alle persone, una strumentalizzazione di questa festa, diciamo.